Storie avvolgibili presenta Umano Digitale, ovvero come esplorare il mondo senza uscire dalla rete. Un podcast in 5 puntate, scritto e raccontato da Alice Avallone. Quarta puntata. Le emozioni nell'aria. Come sarà oggi il tuo Furby? Al tramonto degli anni 90, i bambini di tutto il mondo hanno iniziato a fare la conoscenza di un animaletto robotico, interattivo ed esigente di attenzioni, il Furby. In tutto il mondo ne sono stati venduti più di 41 milioni e uno di questi è entrato a casa mia. I primi Furby avevano 3 toni di voce a scelta, 6 colori di pelliccia e 4 colori differenti di pupille. Erano in grado di eseguire oltre 300 combinazioni di movimenti di orecchie, occhi, bocca e di esprimersi con 800 frasi diverse. La lingua ufficiale del Furby era il Furbish, una sorta di esperanto che mescolava derivazioni dal cinese, l'ebraico e l'inglese. Non solo, potevano interagire tra loro grazie a una porta infrarossi sul muso. Chi di voi se lo ricorda sa che, per l'epoca, era quasi fantascienza. L'unico animale domestico elettronico di cui si aveva esperienza era in fondo solo il pulcino del Tamagotchi. Con l'invasione dei Furby iniziò anche a circolare la diceria che questi giocattoli avessero una loro sofisticata intelligenza artificiale che si sviluppava a contatto con il proprietario umano. La National Security Agency statunitense per un certo periodo aveva addirittura vietato i Furby nei propri uffici perché si pensava fossero in grado di ascoltare e far proprio le notizie riservate. La verità è che era ben più stupido, caratteristica che non ha frenato il suo successo e la sua incoronazione a fenomeno di culto degli anni 90. Era la prima volta che i bambini interagivano con un robot attraverso la voce, instaurando con lui una vera e propria relazione emotiva. Ciascun Furby amava essere accarezzato, vezzeggiato e nutrito e rispondeva alle sollecitazioni con ripetitivo entusiasmo e si addormentava nel buio della camera o di un armadio. Prima del Furby, il mio unico scambio vocale con un oggetto avveniva nel periodo natalizio. A ogni inizio dicembre, l'unico negozio di giocattoli nel centro di Asti rispolverava un vecchio Babbo Natale di peluche parlante. Quando mia nonna Irma mi portava a lasciargli la letterina con la lista dei desideri, io lo salutavo e lui mi rispondeva. Ma ho realizzato solo anni dopo che tutto questo avveniva per una banale fotocellula che rivelava la mia presenza davanti e faceva partire il solito disco «Ho ho ho, Merry Christmas!». Mia nonna ovviamente si teneva ben alla larga dallo smontare la mia illusione, quella di avere un rapporto speciale diretto con Babbo Natale. La generazione Alfa, nata dal 2010 in poi, per capirci, ha un rapporto molto più affettivo con la tecnologia e con alcuni giocattoli rispetto ai fratelli più grandi, ai genitori e ai nonni. Succede perché oggi possono interagire con i dispositivi e i giocattoli anche e soprattutto con la voce. Ci sono bambole a cui chiedere che tempo farà l'indomani, assistenti virtuali con skill per imparare l'inglese con le filastrocche, applicazioni mobile che lasciano l'invito a parlare coi personaggi di una storia. A differenza delle generazioni precedenti, che si sono limitate a usare la tecnologia digitale,
Gli alfa trascorrono la loro vita completamente immersi in questa, a livello fisico e sensoriale. Il lockdown portato dalla pandemia ha accelerato questo adattamento, per esempio aumentando le videochiamate con i parenti lontani, i compagni di classe, la scuola di danza, ma anche sperimentando in prima persona nuove possibilità didattiche e di consumo e di intrattenimento. Da quando c'è stata per tutti la possibilità di inviare sms e messaggi elettronici, noi esseri umani non abbiamo mai scritto così tanto. Oggi invece è come se stesse prendendo moto un ritorno all'oralità. Ci sono svariati indizi a sostegno di questa tesi. Il boom dei messaggi vocali tra chi appartiene alla generazione Z, ma anche l'avanzamento tecnologico dei dispositivi come Amazon Echo, e in futuro per gli alfa sarà la cosa più normale del mondo dialogare con la tecnologia, anche su cose estremamente futili. In fin dei conti sono bambini che pare non percepiscano i confini tra mondo offline e mondo online, proprio perché per loro sono naturalmente integrati. Procter & Gamble Crest Kids, ad esempio, ha recentemente svelato un'abilità Alexa progettata per aiutare i bambini a spazzolare i denti. La voce racconta barzellette, condivide fatti divertenti e canta canzoni per una spazzolata di 2 minuti, il tempo raccomandato di solito dai dentisti. La netnografia, per riuscire a mettere nel giusto contesto gli small data, deve necessariamente tenere in considerazione i tratti caratteristici di ciascuna generazione. Per migliorare la comunicazione delle aziende e per creare anche nuovi prodotti, perché no? Ma che cosa è una generazione? La risposta è piuttosto semplice, è un insieme di persone unite da una mentalità e da un contesto storico simile. Succede perché hanno attraversato le fasi più importanti della vita nello stesso momento e hanno interiorizzato atteggiamenti, posture, ideali. Hanno condiviso gli stessi giocattoli, anche come nel caso dei millennial che hanno giocato con i furbi, ma anche con Gira la Moda, le micro machine, i mini pony, i Game Boy, Polly Pocket, le tartarughe ninja. I piccoli millennial più fortunati hanno conosciuto anche Emilio, il primo robot radiocomandato a essere commercializzato in Italia. Arrivava dal pianeta Amico 6, era alto 53 cm e pesava circa 3 kg. Era cingolato, aveva mani prensili e mostrava 10 diverse espressioni facciali. Si poteva comandare a gesti grazie a un joypad da mettere al polso. Bastava inclinarlo in una direzione ed Emilio si muoveva di conseguenza. Premendo un pulsante sul bracciale, invece, Emilio registrava e riproduceva la voce del bambino. Che sia il furbi, Emilio o il nostro smartphone, vogliamo bene alla tecnologia che ci circonda. Ogni giorno sperimentiamo un attaccamento fisico al computer portatile, al tablet, al cellulare. Lo stesso accade tra bambini e giocattoli più tecnologici. Come conferma anche Kate Darling, ricercatrice dell'MIT, tra i massimi esperti sull'interazione tra uomini e robot, noi esseri umani abbiamo una naturale tendenza ad antropomorfizzare, a proiettare caratteristiche umane verso esseri non animati. Siamo programmati per proiettare la vita su tutto ciò che si muove all'interno di uno spazio fisico. Anche l'esperto di neuromarketing Martin Lindstrom sembra concordare. Ad esempio, nel libro Small Data racconta di come moltissime persone diano un nome al proprio Roomba, il robot aspirapolvere a forma di disco, scatenando lo stesso fattore tenerezza che si prova davanti a un cagnolino. Fido, Bruto, Taki Taki, Dusty, Patrick. Non solo, sembra che i padroni dei Roomba amino saperlo a riposo sotto il divano e si sentano male quando lo vedono bloccarsi in un angolo.
Che poi io lo so, se mia nonna Irma avesse avuto uno di questi aggeggi, l'avrebbe chiamato Alain. Sì, come Alain Delon. Ami, je vous demande en retour de me garder la vôtre toujours. Avete ascoltato? Umano digitale, ovvero come esplorare il mondo senza uscire dalla rete. Un podcast in 5 puntate scritto e raccontato da Alice Avallone e prodotto da Storie Avvolgibili. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto.